Cantare la vita, il Vangelo e i valori cristiani con una sensibilità che lo fa sentire vicino al cuore della gente e soprattutto dei giovani, e questo il servizio al popolo di Dio di Don Giosicento, il prete cantautore conosciuto in tutta Italia e all'estero, che ha iniziato il ministero della canzone negli anni dell'immediato post-concilio, gli anni 70, mettendo al servizio della comunicazione con i giovani il suo carisma della canzone, vissuto e valorizzato come strumento di dialogo. Ma indubbiamente la canzone, se non incontra qualcun altro, resta dove è. Nasce da un'anima per incontrare un'altra anima e trasmettere quello che quell'anima ha vissuto, e l'altro dice: mi piace, la sento, mi interessa, vivo quello che dici tu. Questo succede oggi con chi ha le antenne più vivaci, che sono i giovani e sono i primi ascoltatori, ma poi anche con tutta la gente. E ti dirò che anche questa, che è la canzone che vorrei chiamare umilmente la canzone di Dio, è una canzone molto ascoltata da tutta la gente. Credo che ognuno di noi debba a un certo punto avere una propria identità di fede che non solo ci identifica, soprattutto ci fa affrontare e sfidare e interpretare le situazioni della nostra vita non solo con l'umano, ma soprattutto con il divino, che è l'unico che legge la nostra esistenza. Inserito negli eventi della settimana mariana, un concerto dedicato al beato Bartolo Longo. Ma è soprattutto la sorpresa di fronte a questo uomo che sembrava nato per tutt'altre cose e che viene appunto sorpreso da Dio, e che diventa per noi una sorpresa, perché la sua vita diventa uno strumento nelle mani di Dio e della Madonna del Rosario di Pompei per fare del bene a della gente povera. E Bartolo Longo non è più soltanto l'avvocato, è colui che davanti a Dio presenta gli umili, i poveri, gli orfani, i figli dei carcerati. È un uomo di preghiera e di carità.